Claire, una bambina di 7 anni che ama gli unicorni, le sirene, l'arte, i suoi genitori e gli amici, ha recentemente festeggiato il suo compleanno con una festa da sogno. C'erano pony, un castello gonfiabile e la possibilità di truccarsi e farsi dipingere il viso. Tuttavia, questo compleanno potrebbe essere il suo ultimo. Solo 3 mesi fa le è stato diagnosticato un cancro al cervello molto aggressivo. I medici hanno avvertito la famiglia che, in casi come il suo, le possibilità di sopravvivenza oltre gli 8 mesi sono estremamente basse. I primi sintomi, inizialmente ignorati dai genitori, si sono manifestati con alcune cadute, un labbro spaccato e movimenti goffi. Durante un pranzo, la nonna ha notato che Claire masticava in modo strano. Preoccupata, la mamma, Megan, ha deciso di farla visitare dal medico, pensando che potesse trattarsi di un problema minore. Il dottore, invece, l'ha indirizzata immediatamente all'ospedale per una risonanza magnetica. Il giorno successivo, la terribile notizia. Claire aveva un lioma diffuso intrinseco del ponte DIPG, uno dei tumori cerebrali infantili più letali, per il quale non esiste cura. Il peggioramento di Claire è stato rapido. Da bambina energica e vivace, è diventata presto incapace di camminare e parlare normalmente. Nelle settimane successive è stata sottoposta a numerose sedute di radioterapia, TAC, anestesie ed esami del sangue. Per prolungare il più possibile la sua vita, i genitori hanno deciso di partecipare a una sperimentazione farmacologica e hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese mediche. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.